Se sei un tifoso del Bologna, il 2014 non è certo stato un anno facile. Ho dato via le tue illusioni, semmai c'è ancora chi ne ha. Ho dato via pure Paponi, grazie a Di Vaio in Canada. Ho dato via il DS Bagni. Dopo Bulgarelli, Baggio, signori, Di Vaio, l'uomo immagine del Bologna, con la maglia numero 10. Ma cammina per la strada sicuro, con la sua stazza imponente. È lui. Guarda la sua nuova gente. Si sente importante. Ma se sei un tifoso del Bologna, più che importante, tu ti senti preso per il culo. Messi male al pano, lo sai, che se al più presto te ne vai, nel cuore mio sempre sarai. La società nel delirio, la squadra annaspa a fondo classifica. Non è un bel Natale per i tifosi rossoblù. Bemmo da bom. Le palle di neve, niente du gran marò. Si spera nel colpaccio di mercato, ma il colpaccio è in uscita. I cinesi chiedono diamanti, ma ai cinesi Albano oppone un secco rifiuto. This letter I write to you, really sorry I don't am record. If today is the 24th. Beh, proprio secco secco, no? Se vuoi portar via l'alino, if you want to buy him the bomb, vieni qui con i milioni il 31 e te lo vendo come Gaston. Tutto giusto, o quasi, perché quando va via Alino è già febbraio. Però, in compenso, arriva un grande colpaccio da oltreoceano, al quale il Bologna dedica un'accoglienza indimenticabile, degna di una star. Me è un formaggio, se vuolo, che parge, ci sei, tre quarti. O maestro Ipsos. Sono molto contento di trasferimento qual Albano Guaraci. Purtroppo è Serie B e il Bologna deve ripartire da zero, si rifà tutto da capo, tutto a parte la società. Quest'anno avremo pure Troianiello, è quello che mancava in società, perché i suoi figli erano già qua. Ma da Roma, come un rapace, anzi come una montaquila, arriva un improbabile gruppetto di potenziali acquirenti. L'altra Cagliari in vacanza in barca, e quest'oggi dentro al tennis club, sono venuti quattro imprenditori. Sono qui per dichiarare che hanno deciso di comprare tutta questa zozza. Però intanto inizia la B, e l'inizio non è dei migliori. Ci sono rimasto secco, perché Mordeo ha tentato una Veronica. Poi Maietta non contento, mi ha gettato sulla pista dell'Atletica. Son questi sentimenti dei piccioni. Dopo Montaquila perdiamo in Coppa Italia con l'Aquila ed ora il piccione. Così risorgerà il piccione, appena venderà il panzone. Così vibro con l'emozione del rosso-blu delle bandiere americane. Eh sì, perché sempre da Roma arriva una nuova cordata, e stavolta non è di quelle che servono per impiccarsi. Alla testa l'avvocato Joey Tacopina, americano, c'è profumo di dollari. La trattativa è a buon punto e a Bologna si ricomincia a sognare. Vida sveglio maternite, io dat forza Bologna, io ta chiassi che rimande una bandiera, rasse blu e mandasse triga d'esporte trasmettio. Soch mel the USA, blondo. Soch mel the USA. A garanzia di tutto uno dei più ricchi uomini del mondo, Joey Saputo, re della mozzarella. Ma mentre i tifosi sognano, c'è chi dorme. Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Non dice la mamma, dice il bisnonno. Vado a chiamarlo, ma sta facendo la penica. Si incassa se lo sveglio. Dille che son qui,
che è importante, che aspetterò. Ma dite, sei qui o che venga mussarella? Quando chiami tu il nonno dice sempre, ma cosa gli vuole quel monasio Canada? Quel mona fa quello che il ricco scemo non aveva fatto in tanti anni. Porta soldi, speranza e futuro alla nostra gloriosa società. Finalmente ci si prospetta un Natale in cui si può veramente tornare a sognare. Tu vendi mozzarella, o gioi saputo, e vieni qui a Bologna a darci il tuo aiuto. Gioi saputo proprietario, Gioi Tacopina presidente. Era inevitabile che arrivasse anche un nuovo DS, che dopo Montaquila, la sconfitta con l'Aquila e il Piccione, non poteva essere che Corvino. Benedetto dal divin codino, dove morì un piccione, nasce un Corvino. Sembra che di anni ne siano passati mille e non uno soltanto. E di cose ne sono cambiate tantissime, o meglio, ne è cambiata solo una. Ci è stata restituita la possibilità di sognare. Dopo tanto patir di